Salve gente, sono Jack di Gaming Knowledge, benvenuti in questo video di Skyrim Special Edition in difficoltà leggendaria. Prima di iniziare, vi voglio mostrare una cosa. Gli snack della Chupa Chups. Io attualmente sono in palestra, sono abbastanza grasso e devo dimagrire, tuttavia, fin da piccolo, ho avuto un vizio, ovvero che quando vedo qualcosa di nuovo da poter assaggiare, io lo devo assaggiare, che siano pizzette, arancine, cannoli, qua in Sicilia c'è tanta roba buona da mangiare, o che siano semplici snack, io voglio assaggiarli. Quindi, visto che ne avevo voglia, ho acquistato questa cosa al supermercato, l'ho provato, ho detto ora la provo, lo faccio in diretta qua, magari vi consiglio una merendina buona. È la versione fondente. C'è anche quella normale. E a me piace di più il cioccolato fondente. Molto buono, è un wafer. Con un cioccolato molto buono. E con della tipo dei granelli di robe croccanti, cereali. Buono, buono. Ha passato il test, si chiama Chupa Chups Crunchy Choco. Ora che abbiamo le energie, Attenzione! continuiamo il nostro viaggetto in questa caverna con altri vampiri. Noi siamo vampiri. Da tutte le parti troviamo vampiri. Ah, un'uscita. Questa non me l'aspettavo. Verso vergogna di Aemar. Chissà se i vampiri sono da tutte le parti o solo al sud. Questo non me l'aspettavo per niente. Un'altra parte di mappa. Non me l'aspettavo proprio per niente. Ragni. Ragno abbastanza grande. Wow, nemmeno il ragno mi vede. Pazzesco. No, merda, mi ha visto. Vabbè. Vabbè, è un ragno di merda. Allora, dovrei fare più male con la mazza nanica. Ok. Ah, ecco, di là si continua. Era abbastanza confuso. No, quel corpo non si muove. Sulla Special Edition hanno aggiunto che la roba pesa, tipo conigli, la roba da mangiare, che si trova nelle case, tipo della gente. Quando gli vai addosso si muove. O almeno nella parte iniziale del gioco, dentro Helgen, si muove. Però a quel corpo non hanno aggiunto la fisica. Gemma dell'anima minore, ma in realtà era gigantesca. Quante gemme, bellissimo. Tra poco mi sa che dovrò iniziare a scegliere cosa portare e cosa buttare. E con buttare intendo conservare per poi tornare a prenderli dopo, come ho fatto anche al forte dei banditi.
Ok, mi sembra non ci sia nient'altro. No. Strane luci, non sono spiriti, spero. Spero di non trovarmi strane creature. Ok. Ma chi? Alzati. Muori. Ok. Roba bella pesante. Swen ha già fatto il pieno, perciò torniamo qua dove c'era il baule e lasciamo la roba lì. Ho sbagliato strada. Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio. Maestro. Oh cazzo. Sono tutti. C'erano più maestri? Oh mio Dio, brividi. Brividi di terrore. Allora, posiamo la roba e riorganizziamoci. Allora, qui le cose potrebbero farsi ancora più complicate di come lo sono state in passato. Intanto si allarmano tutti e risvegliano i tizi. Swen le allarma. Allora, vampiro. Allontaniamoci. Maestro vampiro, vampiro inesperto. Ci sono due maestri vampiri. Uno, ecco, uno è quello, mi pare. Quello là, mi pare che è vampiro. Vampiro inesperto. Forse no, forse solo uno è il maestro vampiro. Questo che cazzo è? Vampiro inesperto. Questo è il maestro vampiro. Allora. Non è male, Swen che li attira. E che le elimino. No, cazzo. Merda, mancato, ok. Allora, devo dire a Swell di aspettare lì. Ti copro le spalle. Va avanti tu. Ok. Vediamo un po'. Uno in meno. Dobbiamo eliminare tutti i pesci piccoli. Mi attaccano istantaneamente, quindi c'è poco da fare. La furtività è una cosa troppo OP in questo gioco. Stivali nanici antighiaccio, fighissimi. Anello della.
della ricarica. Grande, guarda qua. Grandissimo. Anello troppo, troppo buono, porca puttana. Allora, quello seduto che guarda il culo dell'altra è il maestro. Questa situazione adesso è un po' strana. Oh, mi ha percepito? Ok. No, 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 no. Maledizione. Li resuscitano tutti, li resuscitano. Mi sa che dovrò affrontare tutti due volte praticamente. Fortunatamente l'incantamento dopo un po' svanisce. Wow. Sì, è andato. Ok, salta via, 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 via. Ok, dai, 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 dai. Dai. Ottimo, ottimo, ottimo. Meno male che abbiamo imparato. Ah, quelli evocati non compaiono nella mappa. Forse con un colpo. Sì, col cazzo. Merda. Oh, no, dove cazzo stanno andando? Non andate da Swen, quel rincoglionito. Maledetta, ma perché non finisce la magia? Dai. Oh, merda. Merda. Ok, questo è un problema. No, 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 no. Come rilevato? Ok. Cosa? Ah, ho caricato, ho salvato per sbaglio. Cosa ho combinato? Vabbè. Togliamoci di qua. Quello torna indietro. Entrambi salgono. Dai. Merda. Ok, è rimasto solo lui. A questo punto vediamo un po' quanto danno gli facciamo e poi chiamiamo Swen.
Gli abbiamo dato due colpi. Due colpi e non ci ha visto. Grande, grande. Ok, possiamo ucciderlo così. Quella è stata evocata, ma non è un problema. Ah! Forse potrei persino... La prima uccisione è sempre la migliore. Allora c'è qualcosa che non va. Eccoti qui. No. Non è stata una buona idea. Allora, cos'è quell'inesperto? Ok, inesperto. Tali sono dei mi nasconderò qui. Codardo a temerli. Dovrei radunare qualche quando vogliamo. E attaccare. Sopporto la fame. Praticamente loro sono qua in attesa. Interessante. I maestri vampiri dicono delle cose molto interessanti. Compariva. No, mi ha visto. Compariva sia chi era, sia da chi era evocato. Oh cazzo, merda! Un momento per smarrirti. Dove sta? No, vabbè. Devo eliminarlo da solo, perché finché ci sono altri nemici, se li evoca poi è un bordello, proprio non posso fare nulla. Forse sono troppo vicino alla luce. Ok. Grande, grande. Un altro ne ha evocato. Maledetto. Ok, però mi sta finendo piano piano. Fighissimi, che dialoghi fighi. Ok. Ottimo. Ok. Me lo aspettavo. Ottima posizione quella. Ottima posizione. Era un'ottima posizione. La prima uccisione è sempre la migliore. Da allora il sangue non è più stato così buono. Fantastico. Sono finiti. Punti esperienza a go go. Allora, ora si mette qua e si siede. Noi lo aspettiamo con pazienza, lo colpiamo e scappiamo via. Ecco qua. Beh. Colpo di scena. Colpo di scena. No. Zona di caccia. No. Stavo riuscendo ad ucciderlo. Così da seduto, non si rialzava.
Ok. Bisogna avere pazienza. Calmi. Siamo dei cacciatori praticamente. Poi la CPU, se non vede il nemico, spero, forse non si cura. Si recupera l'energia. Guarda qua. Dobbiamo riuscire ad ucciderlo da seduto in un colpo solo. Forse ce la faccio. Sì! Sì! Abbiamo ucciso il maestro vampiro da soli. Grande. Wow. La carne di cavallo. Ci facciamo un bel panino. Ecco, qua c'è il pane. Un panino con la carne di cavallo. Vergogna di Heimer. Chissà che luogo è. Chissà se torneremo qua più avanti per delle missioni. Non ci sono leve, niente. Come si apre? Forse si apre solo in seguito a una missione. Forse dovevo diventare amico dei vampiri per poter aprire quella cosa. Oh. Sembra non ci siano leve qua intorno. Trovata la leva. C'era una semplice catena. Devo guardare anche i muri d'ora in poi. Vediamo un po' dove spuntiamo. Abbiamo pure un livello che possiamo fare. Ah, mamma mia, quante uccisioni! Pian piano stiamo diventando sempre più forti ed è una cosa veramente, veramente bella. Perché possiamo resistere meglio. Ok, semplicemente siamo spuntati più in qua. Wow! Lì c'è il cacciatore. Ma di preciso, dov'è che siamo? Allora, è un posto tranquillamente raggiungibile. Allora, segniamolo. Ok, è qua. Non riesco bene a raccapezzarmi. Ah, ecco, quindi siamo saliti. Noi eravamo arrivati da dove eravamo arrivati? No, da qua eravamo arrivati. Wow, pazzesco. Noi in questo luogo siamo arrivati proprio da questo punto. E qui c'era l'entrata per questa caverna. Incredibile. Vai capretta, saltella. Allora, voglio andare un po' qui, qua in alto, perché volevo vedere una cosa. Ok.
Avevo visto queste zone. No, più in alto non si può andare. Avevo visto questa zona semi innevata. Ma no, non c'è nulla. Va bene, allora ragazzi, abbiamo completato l'esplorazione della vergogna di Aimar. Ci vediamo nel prossimo video in cui continueremo il nostro viaggetto in direzione Dawnguard. Ecco, al prossimo video.